Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli amici di City Report. Avete seguito la scorsa settimana quello che accade al Karma, questa proprietà conosciuta da tutti, molto nota per le risse, ma anche perché il locale comunque richiamava tantissime persone, dove noi ci siamo imbattuti in una situazione incredibile. Salutiamo il nostro intervistato di oggi, il nostro ospite, caro amico Francesco Rocca di Fratelli d'Italia. Caro Francesco, che vogliamo iniziare a dire qui con la proprietà del Karma, visto che dentro è praticamente distrutta? Poi andiamo avanti e vediamo i pezzi e cosa succede. Grazie Tullio, ciao a tutti. Allora, ci troviamo proprio in zona sud-est di Milano, in via Fabio Massimo. Avevamo questa discoteca di proprietà del comune, dove c'è stato un bando. Il problema è che poi ad oggi non sappiamo chi ha vinto il bando, che cosa ne farà di quel luogo immenso e appunto che eventi fanno anche per il quartiere. Le immagini sono chiare, vediamo una situazione di degrado e anche oltre al limite della legalità, cioè siamo anche in una situazione di illegalità, quindi da capire quando sono stati fatti appunto i piani per il bando e chi ha vinto il bando, capire adesso cosa ne faranno di quegli spazi, ecco. Stiamo entrando all'interno della proprietà del Karma, come potete vedere tutto è spalancato aperto, troviamo anche i carrelli della spesa, noto segno di degrado che da sempre vi, diciamo, è esistere, e tutto è distrutto. Fra l'altro, Francesco, non è una domanda ma è una cosa che comunque sapevamo già, te l'avevo già detta, circa un anno e mezzo fa noi già avevamo dei sospetti che questa proprietà fosse totalmente abbandonata, nonostante ci dicessero che c'era un appalto, che qualcuno l'aveva presa, perché avevamo cominciato a vedere i primi inserimenti di persone, però i cancelli erano ancora chiusi, entravano di soppiatto, si facevano i giretti, saltavano il cancello. Adesso, come si vede dalle immagini, il cancello è addirittura si apre così. Puoi entrarci con la macchina, col camion, con quello che vuoi. Sono 900 metri quadri, come vi stiamo facendo vedere. E che dirvi? Il posto l'avete visto, no? Paolo, si è visto qualcuno che passava? Purtroppo le nostre segnalazioni sono reali, non è che vi facciamo vedere cose che non ci sono. Comunque il Karma prosegue ancora tutto qui. Qui c'è una perdita d'acqua, guardate. Continuiamo a entrare dentro, troviamo anche un danno erariale, perché qui troviamo i manicotti dell'acqua, questa giunta green, totalmente aperte, che 24 ore su 24 buttano fuori appunto l'acqua. Ma chi paga queste cose? Francesco, chi paga? Io, guarda, li paghiamo tutti noi, i cittadini milanesi, che pagano regolarmente le tasse. Io vi anticipo che voglio fare un'interrogazione qui in Consiglio Comunale, indirizzata agli assessori competenti, per capire appunto prima di tutto se conoscono la situazione,
ma temo di no, perché molti di questi non escono dai bastioni, quindi non escono dal centro. E poi, appunto, questo è lo stato di fatto, e il caso è opportuno intervenire, visto che c'è stato un bando, e okay, visto che l'area, appunto, è immensa, con sprechi, e era stata sottratta, appunto, era stata ripresa la proprietà, perché avvenivano prima, eventi di ogni tipo, c'erano situazioni, sì, situazioni spiacevoli, risse, solo che adesso siamo peggio di prima, ecco. E tra l'altro, appunto, beh, questo lo posso dire, cioè la proprietà è stata portata via, chiamiamolo, alle organizzazioni criminali, proprio perché non pagavano le tasse. Però non pagavano le tasse, ma c'era un bene che era conservato in maniera eccellente e aveva un certo pregio, perché ai tempi era una delle discoteche che, se fosse stata ceduta a un altro imprenditore, aveva un valore di circa 3-4 milioni di euro. Adesso, dalle immagini che vedi, non vale più niente, perché praticamente hanno smantellato tutto, bruciano, dormono dentro. Cioè, è questa... No, ma è questa la riqualificazione che voleva il Comune di Milano? Perché sulla carta, sulla carta sono stati bravi le forze dell'ordine, il tribunale, che hanno fatto magari questa scelta per tutte le situazioni che hai appena raccontato, di stupri, violenze, eccetera, tasse non pagate. Però si poteva benissimo mettere a reddito, riqualificarla in un'altra maniera. Invece ideologicamente hanno detto non più discoteche, e facciamo distruggere tutto, perché non c'è stata una guardia a controllare una proprietà del genere. Io ti dico una cosa, tu la saprai benissimo: solo le sedie, ho chiesto così per curiosità, quelle belle poltrone stile Tony Soprano, leopardate, eccetera, costano 1600 euro l'una, ed erano perfette. Se non è un danno quello che sta subendo il comune o comunque la collettività, è immensa qua. Questo è un altro bancone e questo è il retro del bar. Oh, queste sono le famose poltrone zebrate dove spesso la gente veniva a farsi le foto. Queste, scusate, vi ho parlato. Sembra di sentire ancora la musica qui, invece no, è l'acqua che sta uscendo dagli idranti. Proseguiamo col filmato, cari amici, stiamo arrivando nel posto, diciamo, che tutti più o meno hanno conosciuto nelle serate in discoteca, cioè quel corridoio che va dalla sala centrale alla sala est, dove ci sono i bagni. Vi ricordate queste pareti tutte nere con tutti questi personaggi, Marilyn Monroe, eccetera? Guardate adesso che cosa c'è, una situazione incredibile, materassi, divanetti, tutti buttati lì per tutti questi pernotti irregolari che ci fanno vedere ancora di più che questo luogo non è che è da oggi, è entrato Tullio Trapasso oggi e era entrato il visitatore. Ci sono dei pernotti stabili, ciò lo dice anche la roba da mangiare che troviamo, i bicchieri, le bottiglie, l'acqua minerale, le sigarette, se vogliamo escludere poi i personaggi che abbiamo visto all'inizio, che qualcuno di voi magari, se di zona, li conosce anche. Francesco, ti faccio la domanda a te. Ma il Comune di Milano, perché te le voglio fare tecniche, perché sennò poi mi dicono che faccio polemica col Comune per ogni cosa. Allora, quando il Comune assegna una proprietà, non manda qualcuno ogni tanto a verificare se l'attività è in corso, se la riqualificazione o comunque le messe in sicurezza, il controllo di questa proprietà esiste? Guarda, questa cosa qui sarà oggetto dell'interrogazione che faccio entro una settimana, così almeno la preparo bene e la mettiamo. No, perché ti vorrei anticipare che la segretaria di un assessore, di cui non facciamo il nome ma ve lo potete immaginare, ci è venuta a dire che le proprietà assegnate, beh, anche se le distruggono eccetera, non sono problemi del comune, sono danni che subisce il privato che è stato assegnatario. Io in questo caso però, Francesco, te lo dico chiaro e tondo, dato che ho subito danni, ci hanno sfasciato la macchina, è successo quello che è successo, cioè, e la sicurezza dei cittadini è compresa nella cifra del bando?
Sì, poi considera che lì, quella zona, si sa che è una zona calda perché a pochi metri abbiamo diciamo l'ex boschetto di Rogoredo, lì a Porto di Mare, anche se comunque lo spaccio non si è fermato del tutto. Abbiamo No. ancora situazioni di spaccio d'eroina e quindi quella Assolutamente. zona lì, quel posto lì è ambito proprio dagli spacciatori o da chi scappa o si rifugia anche dalle forze dell'ordine. Va Quindi a bene. maggior ragione lì ci deve essere un controllo costante che manca, Ti faccio anche un manca proprio. aggiornamento proprio del quasi ultimo ora. Ieri, proprio sul vialone dove si entra anche al parco, eccetera. È stata fermata dai carabinieri una macchina che aveva forzato il posto di blocco, dove c'erano dei personaggi molto simpatici, sempre facenti parte dell'ex organizzazione del boschetto, e che chissà come mai erano proprio in quella zona lì. Sì, appunto, orbitano sempre attorno a quella zona e anche il piazzale Gabriele Rosa, detto Gabrio, zona calda, sempre a pochi metri dall'ex Karma e sempre a pochi metri dal boschetto di Porto di Mare, quindi si sa qual è la zona e dove vivono questi personaggi, che poi sono quasi tutti occupanti abusivi delle case popolari del Mazzini, delle case Alea. Sì, anche OMM della Quindi Vialone di Via Omero. sì, è Ne vero. abbiamo un po' anche lì perché uno lo Quindi ti dico, uno l'ho riconosciuto, si vede anche nel filmato, era quello che stava al boschetto, abita lì, abita. Sta là, vabbè. Sta. dico, poi anche lì, oltre No, ai vai, vai, vai. campioni e solai occupati, ed è tutto collegato, cioè queste case popolari occupate, il piazzale Gabriele Rosa, l'ex Karma e il boschetto di Porto di Mare. È una zona che non si può, non può il comune lasciare l'ex Karma così in questa situazione. Vieni, ci facciamo vedere anche i bagni, posto molto frequentato anche questo. E qui c'è le coperte di alcune persone senza tetto accampate, normalmente sono tossici. Beh, direi che con questa vi abbiamo già fatto vedere abbastanza, possiamo anche uscire. Bene, diciamo bene, stiamo finendo questa passeggiata al Karma, ci avviciniamo verso l'uscita, è stata veramente stavolta una missione incredibile, abbiamo avuto un'accoglienza coi fiocchi, sono mancate le fiamme ma i fiocchi c'erano e abbiamo scoperto veramente questa che è la punta di diamante del in male chiaramente di questa zona di Milano che è Porto di Mare, Nosedo, eccetera, una zona che potrebbe offrire molto. Una massa di cuscini, un mega estintore, insomma, sta proprietà, quella è guardaroba, per esempio, vedi Paolo, per chi tra i nostri amici ancora si ricorda. Ecco, magari oggi non la giriamo proprio tutta perché purtroppo abbiamo delle situazioni per cui dobbiamo uscire. Guardaroba, ok. Ecco, questo è il bar all'aperto, vedi? Secondo bar all'aperto, questo qui. E siamo fuori, siamo usciti da una porta antipanico. Siamo in uscita da questo ex luogo del divertimento. Vi ricordiamo, oltre a ricordare al comune, che le proprietà vanno sorvegliate per non che succedano queste cose. Guarda, appena ripresa qui dove si vede anche il titolo, cioè il titolo, il nome del locale. Abbiamo trovato parecchia gente dentro, parecchia gente fuori, pericolosa, e
raccomandiamo a tutti di non entrare qua dentro se non siete sicuri di quello che fate. Noi ve lo sconsigliamo, è pericoloso. L'ultima domanda che faccio a Francesco Rocca, ospite oggi di City Report, è proprio questa. Al di là del karma che vediamo oggi, abbiamo parlato con tuo fratello, che è un consigliere del municipio, su tutte le altre situazioni, sempre in via Fabio Massimo, discarica, proprietà abbandonate che vengono usate con porte spalancate per depositarci attrezzi, cose strane, gomme, eccetera. Ma di tutta quest'area, dato che il nostro amato, sindaco Beppe Sala propone le Olimpiadi per Milano, e questa è la Milano che vogliamo far vedere a chi verrà qui per le Olimpiadi? E poi anche lì, guarda, aggiungo il fatto che a pochi metri avremo anche la, oltre al villaggio olimpico lì in Corso Lodi, avremo anche il palazzetto dello sport lì a Santa Giulia, e noi siamo proprio in mezzo a queste due località nuove che si faranno per il 2026 in occasione delle Olimpiadi, quindi non si può lasciare questa situazione così anche in mezzo a un centro abitato, perché lì abbiamo anche super condomini che su quelli realtà. Poi faremo una puntata a parte, perché anche sulla questione viabilità della via Fabio Massimo, un marciapiede c'è, l'altro non c'è, i condomini sono in condizioni penose. Potete vedere il filmato con dove ha partecipato il consigliere del municipio Davide Rocca. È tutta da riqualificare. È una parte di Milano che assomiglia di più a Kabul quando c'erano i talebani. Sì, poi appunto la via Fabio Massimo è una via dove gli scarichi abusivi sono costanti tutti i giorni, ma non solo rifiuti domestici, lì abbiamo anche rifiuti pericolosi, oli esausti. E le telecamere lì ci sono, perché lì sono presenti due telecamere. Dici dove sono, perché appunto qualcuno mi ha scritto: dove sono le telecamere di via Fabio Massimo? Allora, sono a metà via, sono quelle a 360 gradi, però non bastano lì. Se si ha la volontà di individuare i civili che abbandonano i rifiuti, lì ci vogliono le fototrappole. Perfetto, va bene. Ti lascio tornare al tuo lavoro. Buon lavoro a Francesco Rocca. Facci come sempre sapere, grazie, che cosa ti risponderà questa valorosa maggioranza che governa la città. Ti saluto. Sì, io come vi dico preparo questo documento. Ecco, grazie, sarà molto interessante, ma non solo per noi, perché poi sembra che sia una cosa che interessa a me, che io poi non ho interessi in zona perché ho attività da altre parti. Però ti dico, è una cosa che ha dell'incredibile, perché una proprietà che valeva veramente milioni, in ottime condizioni, finita così, ci lascia pensare male per tutte le altre situazioni che ci sono a Milano, nelle stesse condizioni. Perché allora, tra un'occupazione abusiva, qualcuno che non paga le tasse, eccetera, come mai i cittadini devono sempre pagare i danni, anche quelli che combina l'amministrazione? Perché l'amministrazione non prende solo delle situazioni in perdita, prende anche delle situazioni che hanno delle potenzialità e le fa sfumare così. Sì, noi non possiamo tollerare queste situazioni, soprattutto da parte di un'istituzione comunale. Cioè, non possiamo chiudere gli occhi di fronte a questo degrado. Va bene, poi immagino che Maranna sarà molto contento di sapere che lui è ecologista, di tutta l'acqua che si perde ogni giorno a spese dei cittadini milanesi. Quella è una cosa che veramente dà fastidio, vedendo la situazione anche economica della città dopo il Covid, le bollette, il caro bollette, eccetera. Vedere che si possa sprecare tutta questa cosa così fa veramente male. Questo me l'ha scritto una pensionata e te lo dico perché te lo volevo dire. Ti saluto, ancora buon lavoro, alla prossima e grazie, diamoci dentro, grazie, per Milano. Un saluto a tutti, Corvetto, via Fabio Massimo, borgo del tempo perso, karma Milano. Alla prossima. City Report.